È nata da una mia vecchia idea, perché a Vendicano prima c'era una fiera bestiame, poi sono stato un po' all'estero, al mio ritorno ho cominciato a fantasticare questa cosa. E così decisi da solo, con altri due o tre ragazzi, abbiamo fatto due edizioni in paese, lungo le strade, la prima di 16 espositori, la seconda di 32. Poi successivamente si è trasferito verso il Foro Boario, ex Foro Boario che stava lì abbandonato, abbiamo un pochettino strutturato e così sono iniziate le varie edizioni del Foro Boario. Sì, oggi è importantissimo, perché, anche perché quest'anno c'è un rinnovamento del Consiglio di Amministrazione fatto di tutti i giovani, sui quali i giovani io veramente fondo moltissimo. C'è sempre la mia collaborazione, come negli anni passati, perché ho detto una cosa, scusate la mia presunzione, ma ritengo una mia creatura. E ci sono molto molto affezionato a questa edizione, a questa fiera. All'interno del quartiere Fiso ci sono la prima novità è un padiglione direttamente dedicato alla sposa e agli affini, nonché al fotovoltaico, e soprattutto cercheremo di far sì che all'interno del quartiere Fiso si svolgerà la raccolta differenziata. Ho un pool davvero eccezionale, le ringrazio da ora in avanti che loro permettono far sì che si realizzasse la 35esima edizione della fiera campionaria.